7400 sono costruiti e mantenuti nel rispetto degli standard qualitativi più alti. Così avete la certezza che la dimora finale dei vostri cari sarà tranquilla e sicura. I nostri mausolei si trovano nei seguenti cimiteri: Springvale Botanical Cemetery, Melbourne General Cemetery di Carlton, Bunurong Memorial Park e Cheltenham Memorial Park. Per ulteriori informazioni sui nostri mausolei di qualità, contattate Gina Muleta al Melbourne General Cemetery di Carlton. Rete Italia. Un pezzettino d'Italia nel cuore dell'Australia. Vai. Eccoci qua di nuovo in diretta, sulle 10.48 con Catiuscio e Gianluca. Allora, vediamo un po', è arrivato un messaggino per te, Catiuscio, scopriamo subito chi ti scrive. Ah, ok. E non lo so. Allora, buongiorno, sapete, Catiuscio, se la sua mamma le ha dato il nome della famosa attrice dei fotoromanzi. Sì. Yeah. Sì? Sì. E come ha fatto questo? Lancia. Lancio, bravo, Lancio. Auguri per la vincita, un saluto da Naomi, si chiama. Non so se la conosci. Grazie, nome. No, non la conosco. Naomi, ma come ha fatto? È una appassionata, veramente, allora? Sì, veramente. Naomi, hai visto giusto, la mamma seguiva questi, che è un fotoromanzo. È tipo... un fotoromanzo di una volta, praticamente, la Lancia. Non ero, si chiama Lancia o Lancio. E praticamente c'è stata la mia comare, che era giovanissima all'età di mio fratello, e gli disse: gli mettiamo un nome Catiuscia? E va bene. La seguivo molto. Ah, Ceccato in pieno. Gianluca, ste donne sono micidiali. E questa che un'attenta ascoltatrice. Grazie Naomi, hai visto giusto. Ti fai i saluti e gli auguri, grazie, per il viaggio. Grazie tanto. Oh, io non vorrei mettere cosa le dite nella barra. Perché ti sei commossa? Ma per la zia. Per la zia. Peccato non poterla portare, la prossima volta metteremo un biglietto per tre. Magari brava. Lui c'è sta, lei c'è stata dopo tanto tempo, l'anno scorso. Ah vabbè, allora cara zia, mi dispiace, adesso è la volta loro, questi qua mancano da troppo tempo. A lei è felice. Quanti anni? 5 anni? Che 5. Non, 5 anni sono già troppi per voi altri. Bisogna tornare. Soprattutto per lui, perché io ci sono tornata in Italia. Purtroppo per una brutta perdita, però ci sono tornata. E allora, cosa farete? Qual è, vi siete già fatti più o meno un piano di... Quanto tempo starete? Almeno un mese. Un mese per me. Un mese, 40 giorni, così. E cos'è il piano di lavoro? Di vacanze? Di vacanze. Sinceramente ancora non lo so, andiamo a casa sicuramente dai miei, visita un po' i parenti, poi andiamo un po' in giro con mia suocera. Il suocero? Figlio. No, mio suocero non ce l'ha più. Ma i vostri poi, quando siete venuti qua, cosa vi hanno detto? Ragazzi, sapete quello che lasciate, non sapete quello che andate a prendere? Ma diciamo che i suoi non hanno preso molto bene, e i miei hanno cercato di lanciarmi per andare. Vai! Sì. Yeah. Nonostante mio padre che stava molto male, infatti dopo è venuto a mancare dopo 2 anni. Perché la storia, praticamente quando i miei zii sono venuti in Australia, doveva partire anche mio padre, insieme, nello stesso anno, perché allora si faceva, quando uno era qui, faceva l'atto di richiamo. Famoso atto di richiamo. E lo fece per, mio zio lo fece per un suo fratello e più il fratello che sarebbe mio padre. Quanto tempo fa tuo zio? 56, nel 56. No, 53. 53, quindi così. E solo che all'epoca, diciamo, si prendevano le informazioni un po' da paese col prete, diciamo così, e c'era la voce che lui era comunista, e allora i comunisti in Australia non li volevano veramente. Invece non lo era manco comunista. No. Ma sta voce a chi arrivò? Era comunista. Si fece tutto, no? Perché prendevano informazioni i carabinieri, no? E okay. I carabinieri scrissero che tuo zio era comunista. Da una famosa tabaccaia. Tuo padre. Infatti mio zio era partito e mio padre no. Dopo un anno mio zio rifece l'altro richiamo, allora poteva partire, ma poi mio padre non ha voluto più. Dice, adesso va attaccato, quindi... divento comunista veramente. Era destino che doveva venire lui. Il padre lo stesso era destino che allora, però la madre non lo... Praticamente non ha firmato perché non era ancora maggiorenne, nei 21 anni. 21 anni prima era maggiorenne. E non era maggiorenne, allora non ha voluto firmare perché i parenti gli hanno detto se firmi... Non lo vedi più. Non lo vedi più. Ah. E dunque il sogno suo l'ha trasferito a me.
E quindi è stato un, non lo so, un destino forse che dovevamo venire con la forza. Adesso però siete contenti e loro sono contenti o no? Insomma, la lontananza è sempre lontananza. Lontananza no? È sempre diciamo lontananza. Diciamo che adesso è un po' più accorciate le distanze con Skype, no? Con il telefono, quindi diciamo già vederti un po', diciamo, accorciano le distanze. Però chiaramente poi la lontananza o ti fa sempre un po'... o male, diciamo, io dico sempre che la lontananza o ti allontana o ti avvicina a chi veramente vuoi stare, ti vuole bene così. E adesso diciamo l'hanno un po' attutito la botta, che sono passati 5 anni, quindi adesso sono contento che magari che vado giù, quindi ci rivediamo e quindi ecco qua. È arrivato un messaggio da Frank Portello, vi aspetto con i cannoli pronti. Buoni, che vuoi di più? Ho mangiato stamattina, stupendo. Ma già l'hai mangiato stamattina? Sì, ma te ne farai un altro pure? No, per carità. Come no? No, vabbè, ce la mangio. Lo prendo un altro giorno. Con la scusa tu lo mangio pure io. Va bene. Mezzo per uno. Per forza. Mezzo peccato. Diciamo mezzo peccato. Come ti ho detto prima, non è peccato di gola, è un peccato non mangiarlo. Caduce, l'importante è essere felici. Se tu sì. mangi e sei felice, non fa niente che abbiamo qualche salvagente. Per il resto, se andiamo in, questo è un paese di mare, se andiamo in acqua noi non abbiamo problemi. Abbiamo salvagente. C'è il problema. Nel salutare restiamo a galla. A galla. Ecco. Sport preferiti, ne fate qua qualcosa? Gelù, hai smesso Swimming? Però ogni tanto a nuotare un paio di volte a settimana, ma non chiedo niente a tuo moglie. Io camminare ecco, molto quello sì, va benissimo. Ecco, io volevo, forse non abbiamo il tempo, però la promessa me la devi fare, capisci? Verrai qua ospite un giovedì quando scegli con piacere. Tu dalle 9 alle 2 ore ti voglio tenere va benissimo qua. Insieme a Gigi ci scambiamo un po' di ricette. Buone. Prepara la tua ricetta. Buone. Per esempio, quasi detto che lei fa la lasagna però senza carne. Semplice. Sì. Sì, quello fa bene. Cioè. Ma tutto, anche i spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Ma c'è qualche segreto in cucina, qualcosa che gli altri non sanno? Che no, non ci sono, sì, basta farli con amore. Con amore. Amore. Per tutti. E col sorriso, e viene voglia di... Ma fatemi voglia di mangiare. Sono giusto le 10:55, ragazzi, io, a parte l'appuntamento con la cucina, ci ritroveremo perché dobbiamo consegnarvi i biglietti, appena arriverà grazie. La compagnia faremo le fotografie, le metteremo così tutti vi conosceranno sulla fiamma. Oh Madonna! Metteremo wanted! Ricercati! Vi ringrazio per essere qua. È stato veramente un piacere. Con noi. E chiudiamo con una canzone nuovissima dall'ultimo CD Prima di Parlare 2015 di NEC, la canzone Io Ricomincerei. Grazie a voi. Grazie a voi.